all'interno del testo ha inserito il linguaggio HTML, ovvero una serie di codici, un linguaggio ovviamente che si usa per la formattazione e l'impaginazione di documenti ipertestuali. E questo perché la poesia ha diverse sfumature, in questo caso un linguaggio digitale, sperimentale, visivo. Che cosa significa? Che Vittorio è riuscito a fare un'operazione, secondo me, molto interessante. Tutte le poesie, partendo dal titolo, sono ovviamente identificate dal cancelletto, cioè vengono etichettate in modo da essere ovviamente facilmente trovate. / straniero. Virgolette, meta, name, uguale, virgolette, refer, virgolette, 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 content, uguale, virgolette. Ognuno è straniero nei cuori. Virgolette, / virgolette, virgolette, link, real, uguale, virgolette, risiede nella nostra vita. Virgolette, / virgolette, virgolette, HRAF, uguale, virgolette, senza certificati di residenza, nascita, amore. Virgolette, / virgolette, virgolette, body, class, uguale, virgolette, vanno, vengono, stanno. Pochi controlli, senza barriere a proteggere i sentimenti del futuro. Virgolette, / virgolette, i nostri ricordi squarciati. Virgolette, option, value, uguale, virgolette, voi che abitate i nostri cuori, sappiate che nessuno è me e anch'io nei vostri cuori sono straniero. Poi, virgolette, virgolette, / option, virgolette. Quindi qual è la caratteristica della poesia? La poesia deve essere un po' un pugno nello stomaco, deve essere qualcosa che innova. E quindi io dico qualcosa che mi ha colpito della tua poesia. Cioè una poesia che rimette le cose a posto. Ho sognato Dio, si comincia con la parola Dio. La poesia ci deve dare qualche cosa, io devo uscire dalla lettura di Vittorio Pavoncello trasformato. Altrimenti che l'ho letto a fare questo? Se mettevamo a fare i giochetti sulle creme solari, dobbiamo cercare di trovare qualcosa e questo qualcosa deve essere comunicato in una maniera efficace. Per questo i connettori, per questo gli hashtag sono importanti. C'è un po' di disorientamento e di qualcuno si pensa un libro di poesia, pensa più alla certo o meno. Quanto è stato fatto tutto, e poi certo questo è sicuramente un altro linguaggio, no? Linguaggio. L'invenzione di utilizzare il linguaggio HTML sicuramente è geniale, insomma, è geniale, perché tu hai fatto un'operazione, insomma, di tentare di diffondere insieme ciò che è, non ciò che è difficilmente, insomma, difficilmente penetrabile, ecco, il linguaggio HTML con il linguaggio alfabetico. Hashtag, il titolo è azzeccatissimo. L'hashtag è un simbolo cancelletto, no? Che introduce un assioma, una frase, delle frasi poche, chiare, molto chiare e molto significative, almeno nell'intenzione del locutore, dell'emittente. E per eccellenza quindi è un linguaggio che si usa appunto in Twitter, che si usa appunto
nei messaggi HTLM, soprattutto che oggi la politica ha usurpato, no? L'ha usurpato, ha capito benissimo l'importanza, la funzione e la risonanza che ha questo tipo di linguaggio, hashtag, che è basato su una frase illocutoria, dicevano i linguisti, no? Che significa? Che non altro che significa? Le frasi illocutorie, il verso che utilizzava, è quello che tende a produrre nel lettore o nell'ascoltatore una reazione emotiva, o sì o no.